Sì, dubbi, incertezze, tranquilli. C'è altro consumo e direi che basta e avanza, perché io sarei il testimonial che vi spiega tutto, però a me pare qua. C'è sta niente da spiegare. Ma lo sapete che altro consumo ha 4 riviste? Un mensile e 3 bimestrali che ciascun socio può decidere di avere o in forma cartacea direttamente a casa o digitale tramite app o sito, o volendo in entrambi i formati? Le riviste approfondiscono i temi caldi dell'attualità pubblicati quotidianamente sul sito. Sono pubblicazioni senza alcun tipo di pubblicità, sostenute esclusivamente dalle quote d'abbonamento dei soci, quindi completamente indipendenti e sempre e unicamente a supporto degli interessi e della tutela dei consumatori. C'è altro consumo inchieste, un mensile con i risultati dei test comparativi, le indagini statistiche e le inchieste sui temi d'attualità. È il mensile più diffuso in Italia? Scusi, ma lei è sempre qui, sta? Ho appena parcheggiato. Poi c'è altro consumo in tasca, che invece è un allegato bimestrale sulle tematiche giuridiche, le tematiche finanziarie e le tematiche economiche. Io non so come lei poi possa ancora... Altro consumo in salute, sull'alimentazione, la prevenzione delle malattie, la sanità in generale. E il terzo allegato bimestrale, altro consumo innova dedicato al settore informatico, web e digitale, con tutti i test e le inchieste high tech e tecnologiche. Sì, immagino voglia dire qualcosa anche in merito alle guide in pratica, no? Ho capito, scusi, ma quelle però non ce le ho qui con me, ho un ricco catalogo di oltre 50 titoli su approfondimenti e consigli pratici delle più svariate tematiche di consumo, dalla sostenibilità alla tecnologia, all'acquisto di una casa, oppure la gestione delle principali beghe condominiali. Anche queste sono in formato sia digitale che cartaceo, e altro consumo le regala mensilmente soci. Un socio altro consumo lo sa? Cosa? Niente, volevo perlomeno anticipare la battuta finale. Grazie.